io no, non riesco a capire ancora una volta, i cittadini chiedono un qualcosa, l'amministrazione risponde a PIC, e qui mi spiego bene. Noi portiamo una mozione dove chiediamo la liberazione dell'area artigianale. In consiglio comunale, a chi parli? I consiglieri non ci sono. Richiamiamo un problema di consiglieri, per favore. Intanto allora noi portiamo una mozione in consiglio comunale, l'amministrazione ne porta una parallela invece di un emendamento. Parliamo di una mozione dove si richiedeva in sostanza lo sgombero dei mezzi della raccolta differenziata, oggi ancora lì che persistono, quindi l'amministrazione invece ha portato una mozione parallela dove sostanzialmente, al di là del fatto di dove ci sarà il centro servizi, si dà la possibilità ad una società Tecneco di poter acquistare dei mezzi e lì poter insistere con una soluzione chiamata raccolta differenziata. Ora che ci facciano una cosa piuttosto che un'altra, lì una società che fa raccolta differenziata non ci può stare. Lei ha parlato di un bando dove praticamente, di due bandi dove lei sindaco sa benissimo che 10 artigiani nel 2009 parteciparono, ma non avendo delle garanzie che i mezzi sarebbero stati praticamente tolti da quel sito, hanno desistito. Il problema è che adesso non riesco a capire qual è la differenza se acquistare completamente o avere un diritto di superficie. Chi è, quale artigiano comprerà un lotto con sopra i mezzi della raccolta differenziata non sapendo quando quei mezzi andranno via? È questo il tema. Voi vi potete inventare e fare ciò che volete. Quello è un sito che nasce artigianale e quindi deve, per forza di cose, essere sfruttato e quindi reso in maniera produttiva da società o artigiani che vogliono usufruire e quindi acquistare o avere in quel caso di 7 artigiani che acquistarono a suo tempo il diritto di superficie. Ma una cosa io non riesco veramente a capire, che vorrei che il sindaco ci spiegasse. In un momento storico come questo, perché un artigiano dovrebbe spendere molto di più acquistando direttamente e non usufruendo di un diritto di superficie? Vorrei che questo lo spiegasse la cittadinanza, perché in un momento come questo, dove non ci sono disponibilità economiche, dove eventualmente alcune persone che hanno acquistato si potrebbero trovare in difficoltà, invece di andare incontro, noi cerchiamo di metterli in difficoltà, perché sappiamo benissimo che è un conto acquistare un diritto di superficie è un conto acquistare un lotto, c'è una differenza in soldi e quindi in termini economici. Comunque la situazione è che c'è una visione completamente diversa. Mentre noi chiediamo lo sgombero immediato, ci sarebbero anche cittadini che potrebbero mettere a disposizione, come lei ha trovato degli altri, e quindi mettere a disposizione dei terreni per poter sfruttare immediatamente e quindi spostare i mezzi della raccolta differenziata, e a giorni credo che questi cittadini protocolleranno una disponibilità. Non riusciamo a capire perché quel sito debba continuare ad essere vincolato dai mezzi che svolgono la raccolta differenziata, tra le altre cose anche inquinando. Noi non ci fermeremo, sindaco, al Consiglio Comunale di Grotta Ferrata, infatti abbiamo interpellato i nostri regionali e molto probabilmente in questi giorni stanno protocollando una mozione, in quanto la Regione Lazio molto probabilmente vi richiederà i soldi indietro, perché quei soldi stanziati anni fa servivano per la realizzazione di un centro artigianale e invece sono stati spesi per realizzare il centro artigianale, ma poi gli intenti sono stati completamente diversi. Quindi io ecco, gradirei dal sindaco una risposta e vorrei sapere la sua visione. Oggi una persona non ha, voglio dire, fondi e quindi economicità, perché dovrebbe acquistare e non avere la possibilità di continuare ad avere un diritto di superficie? Grazie Presidente.